Non è passata certo inosservata nemmeno agli occhi degli ex concorrenti l'intesa sempre maggiore che sta nascendo all'interno della casa del grande fratello VIP 5 tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, e in particolare Sonia Lorenzini, rispondendo alle domande dei suoi fan più curiosi, non ha fatto mistero che il tempismo della bella attrice le ha lasciato molti dubbi. L'ex tronista di Uomini e Donne attraverso una serie di frecciatine ha fatto quindi chiaramente capire che non crede assolutamente a Rosalinda. No, allora, non riesco a spiegarmi. Che trovo un pochino bizzarra la dichiarazione di interesse non riferita ad Andrea Zenga, ma in questo caso di Rosalinda, subito lì in procinto di un televoto per la finale. Ecco, gli ultimi sviluppi, ma posso sempre sbagliarmi, secondo me è un pochino Maria Teresa, a fronte di tutte le dichiarazioni che aveva fatto. Sempre di un gioco, e solo ed esclusivamente valutiamo le persone in base al gioco. E ci sono, secondo me, state tante persone che hanno utilizzato strategie, alcune sono fuori. Io, per esempio, purtroppo, secondo me, pago il prezzo di non essere capace di giocare, e ci sono varie persone che hanno fatto il percorso, che hanno utilizzato strategie, alcuni sono fuori, altri sono dentro. Di quelli che sono fuori, ti dico in base agli ultimi sviluppi, ma posso sempre sbagliarmi, secondo me è un pochino Maria Teresa, a fronte di tutte le dichiarazioni che aveva fatto la scorsa settimana, però ripeto, posso sbagliarmi perché è una mia sensazione, e di quelli che sono dentro ti posso dire che a volte non ho capito il comportamento di Pierre, e su certi aspetti l'ho trovato un po' strategico, però posso sbagliarmi, così come posso sbagliarmi, ma credo anche un pochino Rosalinda.